Buonasera allo spettacolo del Jack, abbiamo Mario Mirati, premio migliore in campo per lui nella sfida Roma-Milan, risultato finale 2-3 in favore del Milan, la sua doppietta, un suo gol strepitoso ha caratterizzato questa partita abbastanza tesa. Mario, esordio con gol in questa competizione, come ti senti? Innanzitutto fortunato perché la convocazione da parte del Milan era inaspettata, poi è arrivata questa doppietta, speriamo in futuro di essere riconvocati e di continuare così. Come ti sei sentito quando hai siglato la rete del vantaggio con questo Milan? Poi la tua rete, le tue reti sono state significative per questa partita, in quanto poi la tua squadra ha conquistato 3 punti. Come ti sei calato nella parte? Cosa pensi di questi 3 punti sudati? Perché la Roma è una grande squadra. Innanzitutto credo che questi 3 punti siano stati molto importanti perché era uno scontro mezza classifica per la lotta Europa League. La doppietta è stata fondamentale perché siamo riusciti a vincere di un solo gol di vantaggio, anche se abbiamo avuto molte occasioni per poter chiudere la partita, diciamo quasi fine primo tempo. Abbiamo avuto un po' di fortuna perché la Roma, dobbiamo dire che ha sprecato tante opportunità e siamo contenti per questa vittoria. E ultima domanda da 1 a 10, quanto ti piace il trofeo Jack? 11. Grande! Siamo assisi con noi nelle vesti di capitano e proprietario di questa Roma che è uscita sconfitta da questa partita importante contro la squadra di Ecco di Alessandro Simonelli. 2-3, risultato finale, cosa non è andato? È una partita strana, diciamo molto equilibrata come sempre, purtroppo crolliamo sempre un po' del finale, ci sta, ma diciamo il nostro campionato è terminato perché dopo 17 punti, dopo la vittoria sulla mia del giro che ne permetteva 23. Partita tosta, quella vittoria importantissima. 26. Ne permetteva 26, anzi ne permetteva, e ne ha presi 7. 7 più me. Uscendo dal campo, anzi. Esatto. Andiamo bene così, questa è una partita per divertirci, ci siamo divertiti, bella partita. Ritmi blandi perché le squadre erano tante. Che freccione qui. Freccione scatenato come sempre, un saluto a Freccione. Ciao Freccia. Giampa, una domanda per terminare, sappiamo che hai molti impegni, le tue escort ti aspettano un po' in tutta Europa. Lontane fine, solo Croce e Mignotta. Grande, e volevo sapere da te, questa non precisione davanti alla porta, un fuschillo strepitoso, però anche gli attaccanti della Roma molto... Struzzi. Cosa ne pensi? Attaccanti struzzi, non possiamo aggiungere altro. Dobbiamo fare qualche colletto in più, però purtroppo si sa, sotto porta siamo abbastanza stanzi, ripeto questo termine, perché penso che il termine è naturale. Una parola insieme, facciamolo insieme, in segno di gemellaggio, abbiamo Simonelli. Dobbiamo fare selfie, no? Selfie alla doppia. Questo che modo del portale? Posso in diretta. Andiamo con noi Matteo Alinotti, editore di questa... Abbiamo intanto il selfie. Questo classico, grande selfie qui. Ecco qui, una parola. Il capitano signor... sconfitto, mi dispiace, è un amico, però purtroppo non c'è stato niente da fare. Da Milano e Roma. Non c'è stato niente da fare. Vi rivedrete in Europa League? Probabilmente sì. Aspettiamo anche il Tottenham. Soprattutto.
Tottenham. Un bel girone Tottenham. Ma mi sembra che sta 12-13 punti sotto. Ma ce la fate andare in Europa League? Il playoff dovrà fare. Deve fare il playoff contro? Non si sa, si vedrà. Speriamo contro l'Inter. Vabbè, Iovino vuole dire qualcosa. Siamo qui per questo. Mi parla in campo, dopo. Buonasera, ci andiamo a fare la doccia. Andiamo a fare la doccia che è pulsata da cani morti dal trofeo Jack, per ora è tutto. Non so, andiamo.